Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete, oggi sono con un abbigliamento molto poco formale perché oggi andremo a parlare di skincare routine notturna. Oggi ne avevo proprio bisogno perché non sono stata benissimo questi giorni, quindi vedo proprio il mio viso che ha necessità di un qualcosa in più di una semplice crema notte. Perciò, dato che mi è arrivato da poco un pacco con delle novità della linea Baro Cosmetics, volevo sia mostrarvi le novità che mi sono arrivate, più alcuni prodotti che ho già e che uso quotidianamente, e inoltre volevo insomma un po' parlarvi di questa nuova azienda che secondo me merita la nostra attenzione. Perciò, se siete curiosi di scoprire cosa userò e cosa ho ordinato, rimanete collegati. Allora, questo è il pacco che mi è arrivato dall'azienda. Tra l'altro è molto carino perché lasciano questo volantino in cui spiegano praticamente tutto il lavoro che c'è dietro l'azienda e insomma come vengono formulati i prodotti. Vi faccio vedere qualcosa. Allora, in poche parole, hanno creato un'azienda grazie alla dottoressa Menegatti. Per cui utilizzano prodotti, per cui hanno formulato prodotti da estratti dai semi di uva biologica coltivata appunto a Barolo, quindi un'azienda made in Italy. E cosa hanno fatto? Cosa ha fatto la dottoressa Manegatti? Ha utilizzato queste materie prime, questi principi attivi per formare dei prodotti che ne garantiscono appunto l'efficacia e sono ricchi di polifenoli, che sono dei potentissimi antiossidanti. Allora, come vedete nel volantino poi ci sono anche i vari prodotti, ma io vi linkerò anche il sito per insomma farvi sbirciare meglio. Allora, io ho ordinato queste maschere in tessuto che sono le Extra Lift Wine Mask perché mi sono trovata benissimo. Mi è stata regalata, me ne sono state regalate alcune e me ne sono innamorata, quindi le ho ordinate. Perciò adesso vedremo anche l'applicazione di queste maschere. Poi ho ordinato il latte detergente, che è questo. Poi ho ordinato questo gel contorno occhi e proveremo anche questo insieme. Poi ho ordinato, mettiamo un po' a fuoco, questo nuovo siero. Un attimino che con una mano mi viene male, ve lo scarto e ve lo faccio vedere. Ora, aprendo la confezione, troviamo il prodotto impacchettato in questo modo, più dentro c'era ovviamente il foglietto con le istruzioni. Questo qua è un siero e adesso lo leverò e lo proveremo anche questo insieme, appena riuscirò a levarlo dalla scatola. Ho ordinato anche la linea di make-up, ma questa ve la mostrerò nel prossimo video, perciò rimanete sintonizzati. Adesso che vi ho raccontato un po' la storia e vi ho mostrato i prodotti che andremo ad utilizzare, non ci resta altro da fare che spiaccicarceli sulla nostra faccina, sulla mia faccina in questo caso. Inoltre vi lascerò linkato in descrizione il sito diretto di questa nuova azienda italiana, in modo che potrete leggere tutte le informazioni disponibili, sicuramente molto più dettagliate di quelle che vi ho dato io. Tra l'altro ho fatto una consulenza di bellezza in cui mi hanno chiesto diverse cose riguardo la mia pelle, il mio tipo di pelle, eccetera, eccetera, e a breve mi manderanno insomma una skincare routine adatta in base chiaramente alle risposte che ho dato e ai dati che ho inserito io. E questa mi sembra una cosa molto carina e molto utile anche per chi ad esempio non sa che prodotti iniziare, per chi si sta approcciando ad esempio alla skincare e non sa che prodotti utilizzare, di che cosa necessita la sua pelle, eccetera, eccetera. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande e iniziamo subito con l'applicazione della maschera. Arrivo subito, devo soltanto aprirla e arrivo. Ora, la maschera di cui vi ho parlato è questa. Questa è la con la scatola, ovviamente, questa è la maschera singola. Allora, vi leggo un po' cosa c'è scritto nel claimer dell'azienda. I nobili agenti antiossidanti estratti dai semi d'uva bio coltivata a Barolo e dal mirtillo nutrono in profondità e permettono una migliore ossigenazione della pelle. Ciclodestrine e acido ialuronico, un rivoluzionario mix di vigore energetico ad effetto giovinezza immediato, restituiscono morbidezza e tonicità alla pelle stressata e stanca.
No alcol, no parabeni, no vaselina, no siliconi, no derivati animali, non testato su animali e poi dermatologicamente testato. Allora, io vi dicevo, ho già avuto modo di provare queste maschere e mi sono piaciute un sacco. Adesso, cosa ho applicato sul mio viso? Niente, soltanto, aspettate un secondo, ho fatto lo scrub, sempre con un prodotto della linea Baro, che questo mi è stato regalato a Natale da mia madrina, lei la colpevole dei miei acquisti su Baro, e mi sono trovata benissimo perché lo tengo sempre in doccia. È uno scrub sia viso che corpo, però a me piace molto utilizzarlo sul viso perché non è aggressivo, anche le particelle per fare lo scrub meccanico, diciamo, non graffiano la pelle, ma anzi la lasciano molto più morbida e vellutata. Perciò questo è uno dei prodotti che vi consiglio perché lo uso già da dicembre, quindi insomma so che questo è un prodotto validissimo. Poi ho scoperto una cosa che forse non tutti, non tutte sapete. Allora, come si usa il latte detergente? Come abbiamo sempre usato il latte detergente? Mettendolo in un dischetto di cotone e strofinandolo sul viso. Invece, da poco ho scoperto che il latte detergente si può utilizzare come un vero e proprio detergente per quanto riguarda il viso, ovvero adesso mi piego un attimino le maniche e vi faccio vedere. Prendiamo il latte detergente, in questo caso della Baro, che è nuovo, non l'ho mai testato, lo provo per la prima volta con voi. Ne applichiamo un piccolo quantitativo sulla mano, è molto cremoso, e poi semplicemente andiamo a massaggiare il viso, esattamente come se fosse un detergente per il viso. Ha un profumo buonissimo. Facciamo dei movimenti per, non con troppa forza, ma comunque per andare a lavare bene la nostra pelle. E poi, chiaramente, il detergente va risciacquato con della semplice acqua. Dovrebbe essere perfetto questo metodo per chi ha la pelle secca, perché comunque il latte detergente, vedete, ce lo potete usare anche come crema per le mani, è molto più nutriente di un detergente normale, anche dei detergenti nutrienti. Perciò questa è una tips per chi come me ha la pelle secca e vuole lavarsi il viso cercando di lasciare la pelle più idratata possibile. Adesso mi sciacquo il viso e torno subito da voi. Ho messo il detergente e dopo essermi lavata la faccia, vi mostrerò il risultato. Allora, chiaramente è un po' difficile notarlo dalla videocamera, però io, toccandomi la pelle, la sento veramente morbidissima. Poi ha un profumo delizioso questo latte detergente. Comunque, ho usato il latte detergente perché chiaramente prima di applicare una maschera sul nostro viso dobbiamo averlo completamente pulito. Perciò adesso applico questa maschera, va lasciata in posa 15 minuti. Vi faccio vedere semplicemente come la applico, ma penso che ormai sia chiaro a tutti come applicare una maschera in tessuto. Cioè, guardate, è completamente imbevuta di prodotto. E questo è positivo per me, perché comunque significa che, insomma, non stiamo andando soltanto a mettere un panno sul nostro viso, ma chiaramente c'è anche del prodotto. Allora, adesso applicazione della maschera, siete pronti a spaventarvi? 3, 2, 1, via. Cerco di farla aderire bene dappertutto. Sono inguardabile, lo so. Comunque, vi risparmio la visione di me che tengo in posa la maschera per 15 minuti dopo avervi spaventati e torno passati i 15 minuti. A tra poco. Allora, ho rimosso la maschera, vi ho evitato la doppia visione di me con quella maschera spiaccicata sulla faccia e niente, ho fatto assorbire il prodotto facendo dei semplici massaggi col viso e non so se traspare dalla videocamera, però io vedo la texture della mia pelle decisamente migliorata. Adesso andiamo a provare il Wine Pearls, il siero Wine Pearls, non lo so come si pronunci bene. Comunque, leggiamo un po' cosa ci dice l'azienda su questo siero. Uno siero a doppia azione, parla sempre dell'innovativa tecnologia che c'è dietro questi prodotti. E per stringere, noi vogliamo sapere cosa ci fa questo siero, che benefici ci apporta.
Allora, praticamente dice che i polifenoli, come scientificamente dimostrato, sono i più potenti alleati naturali contro i radicali liberi, principale causa dell'invecchiamento cutaneo, agendo in sinergia con altre sostanze funzionali naturali, assicurano alla pelle una protezione ottimale e ripristinano i naturali processi di generazione cutanea per un'azione pro-age globale. Bene. Che bello sentire queste parole. Adesso lo proviamo sul viso. Non so quanto metterne. Vediamo un po'. Inizio a fare un po' di plump. Oh! Vabbè, mettiamone. Ne ho messo questo quantitativo, È stranissimo, è tipo, non so se si vede la consistenza. È molto gelosa, ecco. Vabbè. Applichiamolo sul nostro viso, soprattutto sulla mia fronte perché sono piena di rughe. Di espressione, non certo rughe da invecchiamento. Scherzo, non lo so che rughe sono, comunque ce le ho e me le tengo. Probabilmente di espressione. Comunque, ho applicato il prodotto, si assorbe decisamente in fretta. Rimane un po' sticky, un po' appiccicoso, però non, a me non dà fastidio personalmente perché sopra di solito. Sopra il siero vado comunque a mettere una crema idratante. Adesso mi sono dimenticata di mostrarvi un altro prodotto della Barò. Scusatemi. Comunque, mi sono dimenticata di mostrarvi il tonico che in teoria avrei dovuto applicare dopo la maschera. Perdonatemi, mi sono completamente dimenticata. Allora, questo è un fitoestratto lenitivo. Io lo utilizzo come siero, però si può usare sia sul viso che sul corpo. Adesso io vi mostro sul corpo, così potete comunque vedere come funziona. È spray, come vedete. E poi semplicemente massaggiando agisce sulla pelle. Allora, facciamola assorbire. Anche il profumo di questo prodotto è molto gradevole. Ecco qua. Non so se potete notare che comunque questa parte della mia pelle è molto più idratata di questa. Comunque, questo io lo utilizzo sul viso proprio come se fosse un siero, esattamente come se fosse un siero. Adesso, dopo aver applicato invece il vero e proprio siero, no, non lo utilizzo come un siero. No, oggi sono fusa, scusate, non sto bene, mi sto riprendendo da un'influenza, quindi abbiate pazienza dalle gaffe terribili che sto facendo. Questo non è un siero, ma è un tonico che si può applicare sia sul viso che sul corpo. Ed è comunque un fitoestratto lenitivo, dicevo, io lo utilizzo come tonico sul viso, mentre come siero abbiamo utilizzato questo. Fantastico, oggi proprio uscirà un video meraviglioso. Dopo aver applicato questo siero, passo al contorno occhi. Allora, Hydra Lift, ecco qua il contorno occhi. Leggiamo sempre cosa dice il claimer dell'azienda, perché secondo me è molto importante quello che c'è scritto nella confezione, perché in base a quello che c'è scritto io compro un prodotto e mi aspetto anche dei risultati. Comunque, dice che è un gel dalla texture leggera che penetra rapidamente dall'applicazione, donando una sensazione di freschezza e luminosità immediata. Applicare poche gocce sull'area perioculare, mattina e sera. Facendo un lieve massaggio, vabbè, chiaramente circolare. È un gel contorno occhi, lift. Infatti si chiama Barò Hydra Lift Gel. È ricco di polifenoli derivati dai semi d'uva. Esercita una forte azione antiossidante prevenendo i danni causati dai radicali liberi. L'acido ialuronico a basso peso molecolare penetra nell'epidermide per un'azione idratante ed elasticizzante, donando un effetto filler a età immediato nella zona del contorno occhi. Filler immediato. Questa è grossa, eh? Adesso lo proviamo prima su un occhio e poi sull'altro. Allora, il packaging è a tubetto semplice. Allora, applico un po' di gel. È trasparentissimo, non mi ero resa conto. Comunque, lo vado ad applicare nella mia zona perioculare. Lo applico anche qua, ma non lo stendo perché volevo vedere la differenza. Semplicemente lo vado a massaggiare, come dice nelle istruzioni, con movimenti circolari. Lo applico anche un po' qua sopra la palpebra. Sì, è un gel. Sì, è di facile assorbimento. Qua ne ho messo troppo poco. Da una parte ne ho messo troppo e dall'altra troppo poco, chiaramente. Allora, andiamo qua.
movimenti circolari. Ricordatevi, quando applicate il contorno occhi, di usare sempre l'anulare, perché è il dito con cui facciamo naturalmente meno pressione e comunque la zona del contorno occhio è molto delicata, quindi è sempre meglio applicare il prodotto con l'anulare. Picchiettiamo anche un pochettino. Massaggiare bene questa zona per risvegliare un po' la circolazione e poi stendiamo il prodotto. Possiamo fare anche dei massaggi così in questo senso e poi portare tutto all'esterno. Allora, il gel contorno occhi si è applicato bene. Chiaramente questa è una prima impressione di tutti i prodotti, quindi non so dirvi se effettivamente vale la pena comprarli oppure no. Li testerò nel tempo e vi aggiornerò. Per il momento, per me, sicuramente sono prodotti veramente validi che comunque sto già usando da diverso tempo. Questo che è lo scrub viso, il siero lenitivo che io uso come tonico viso, e poi vabbè, il latte detergente, perché comunque a me piace utilizzare il latte detergente per lavare il viso. Credo di avervi detto tutto, mi sono dimenticata un altro prodotto che ho qua. Allora, questa è la fresca essenza abbronzante antiossidante. Sì, ancora siamo lontani dall'estate, però è un olio secco che comunque lascia la pelle idratata. Vi faccio vedere come funziona in questo braccio. Oh, senza farmi la doccia al viso. Allora, guardate. Allora, un profumo buonissimo. Io lo uso come profumo, nel senso, ne spruzzo un po' qua e lo spalmo, ma perché... io insomma devo utilizzare una crema specifica per la mia pelle per quanto riguarda il corpo, quindi non sempre posso permettermi di utilizzare questi prodotti, però per chi ha una pelle normale, un po' secca, senza problemi, io ho la psoriasi, ecco perché vi dico che non me li posso permettere tutti i giorni questi prodotti. Comunque vedete, anche in questo caso la pelle idratata lascia un profumo veramente delizioso e si può usare anche d'inverno. Può essere un'alternativa per chi magari non ha molta voglia di mettere la crema idratante e di fretta prende, si spruzza un po' di questo, lascia un profumo buonissimo e comunque mantiene la pelle idratata. Ok, dovrei aver detto tutto. Spero che siate riusciti a seguire il video fino alla fine, nonostante sia ancora un po', insomma, stravolta dall'influenza che sto, non ho capito se la sto ancora passando o se l'ho già passata. Spero comunque di riprendermi il prima possibile, spero che voi stiate bene. Se vi va, iscrivetevi al canale, sostenetemi con un like e attivando tutte le campanelline perché so che questo è un canale piccolo, però io sono molto entusiasta nel portare avanti questo progetto e chiaramente, insomma, mi farebbe piacere avere un sostegno da parte vostra. Io vi saluto, vi auguro buonanotte o buongiorno, dipende quando guarderete questo video. Vi mando un bacione, ciao ragazzi e ciao ragazze.